Anche l'edizione 2015 di Agrimed, nella 79esima edizione della Fiera del Levante, offre il meglio delle produzioni pugliesi con un occhio alle ormai note politiche regionali adottate in materia e alle tecniche di produzione per uno scambio che nel tempo si è consolidato diventando per fornitori, produttori, aziende e anche consumatori un appuntamento costruttivo e formativo oltre che espositivo dei propri beni di punta. Capocollo di Martina Franca, pane di Altamura, sottilina soppressata e carne secca del Gargano, formaggi di Turi con latte di Sola Bruna e la cipolla rossa di Acquaviva delle Fonti ne rappresentano solo una parte. La cipolla rossa di Acquaviva è un simbolo di Acquaviva, l'identità di Acquaviva delle Fonti. Questa cipolla è prodotta a valle della Murgia Barese, in terreni molto fertili, sottili, profondi, a mo' di sabbia. È un seme che ci tramandiamo ormai nei secoli, c'è documentazione che attesta, diciamo, questa peculiarità sin dal 1700, abbiamo trovato questo documento nell'archivio diocesano e che ci è stato utile per il disciplinare che abbiamo, diciamo, redatto in quanto già presidio Slow Food e concessionario del marchio prodotti di qualità di Puglia. E già ad Acquaviva non su tutto il territorio può essere coltivata per avere questa forma, questo colore e la dolcezza che la contraddistingue da tutte le altre cipolle. È stato mappato il territorio, abbiamo individuato contrade e foglie di mappa e quindi abbiamo disponibilità di ettari per poter produrre questa cipolla. Il seme ce lo autoproduciamo, per cui diciamo è certificato e garantito dallo stesso agricoltore che seleziona ogni anno queste cipolle per la forma, per il colore, per il peso e per la sua dolcezza. Chiaramente da questi bulbi poi vengono fuori quei semi che ci consentiranno di trapiantare piantine che ci daranno questo tipo di prodotto. Per chiudere le chiedo con che cosa si sposa bene la cipolla rossa di Acquaviva? La cipolla rossa di Acquaviva noi la mangiamo cruda, a mo' di mela, però possiamo cucinarla con carne arrosto, con il famoso calzone di cipolla rossa di Acquaviva, con patate al forno. Addirittura noi la trasformiamo in creme, mostarde per i formaggi o creme per pasta, lo stesso calzone, per carni, per pesce, oppure l'incrocio fra cece nero e cipolla rossa di Acquaviva, un po' un patè. La cipolla si fa anche gelato ormai, la essicchiamo per fare con la pasta essiccata, quindi la cipolla la possiamo mettere dappertutto. Ampio spazio è dedicato alla valorizzazione del marchio prodotti di qualità Puglia, legato esclusivamente a prodotti agricoli alimentari con un elevato standard qualitativo controllato per promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti. Un marchio che trasmette l'indicazione di qualità del prodotto e l'origine del medesimo per assicurare una tracciabilità completa. Con gli amici della lunghiera di Turi siamo insieme a Fabio. Fabio, allora, la particolarità di vostri prodotti caseari, li abbiamo visti, li stanno degustando in tanti qui nello stand della Fiera del Levante della Puglia, e allora parliamo di quelle che sono le vostre particolarità. Allora, innanzitutto è un'azienda con produzione artigianale, quindi abbiamo un'azienda zootecnica con caseificio, quindi è una delle, diciamo, principale, una delle peculiarità appunto di questa azienda è che il latte esclusivamente di nostra produzione viene trasformato ogni mattina nel nostro caseificio artigianale. Ovviamente un'altra caratteristica è la presenza di Sola Bruna, razza vacca bruna alpina. Dove Bruna non è il nome della vacca, lo diciamo, no, ma è proprio una razza della mucca. Questa comunque è molto particolare perché diciamo, produce meno latte ma più di qualità. Infatti poi anche i nostri stessi consumatori, assaporando il prodotto, sicuramente si rendono conto della differenza dal prodotto magari più industriale o anche da un prodotto che viene fuori da latte, diciamo, di più di razze mucche differenti. Al gusto che differenza c'è? Al gusto sicuramente è più accentuato il sapore del formaggio, ma nello stesso tempo la cremosità e la morbidezza è ciò che fa la differenza per quanto riguarda i formaggi, mentre per quanto riguarda i prodotti freschi, quindi vi parlo appunto di mozzarella o fior di latte, la produzione artigianale abbinata a questo tipo di latte dà un risultato di una mozzarella molto più carnosa, molto più callosa e soprattutto filamentosa. Queste sono le caratteristiche che appunto contraddistinguono una mozzarella artigianale da quella magari più industriale.
Fiore all'occhiello della produzione agricola restano ovviamente gli oli, con le numerose varietà frutto di una regione che degli ulivi ha fatto il suo vanto, e i vini, numerose e variegate le qualità proposte nel padiglione, dal negramaro al rosso, passando attraverso il bianco e finendo con il rosé. Che siano a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i prodotti proposti ad Agrimed puntano a raggiungere quel livello di eccellenza che ne hanno fatto anche in passato prodotti di elevata qualità da esportare e promuovere con successo a livello internazionale.